tutti! Oggi prepareremo la mattonella gelato tiramisù. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti più 3 ore di riposo in congelatore. Gli ingredienti sono mascarpone, panna fresca, latte condensato, savoiardi, caffè zuccherato freddo e cacao amaro. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando all'interno del boccale la farfalla. Versiamo la panna, che deve essere ben fredda, messa per 45 minuti in congelatore. La facciamo montare senza tempo e senza misurino a velocità 3,5. La panna è ben montata, trasferiamola in una ciotola. Senza lavare il boccale, mettiamo il latte condensato. Il mascarpone. Ed azioniamo il bimby. Per 30 secondi a velocità 2. Il composto è pronto, versiamolo sulla panna. Ed amalgamiamo delicatamente con movimenti dal basso verso l'alto. Componiamo adesso la nostra mattonella. Abbiamo rivestito con pellicola trasparente uno stampo da 26 x 13 cm. Adesso bagniamo i savoiardi nel caffè. Posizioniamoli nello stampo. Dopo aver posizionato i savoiardi sia sul fondo che sui bordi, adesso mettiamo la crema di mascarpone e panna e livelliamo bene. Posizioniamo adesso un altro strato di savoiardi. Versiamo un altro po' di crema. Livelliamo bene e completiamo con l'ultimo strato di savoiardi. Chiudere con della pellicola trasparente e riporre in congelatore per almeno 3 ore. Abbiamo ripreso la mattonella dal congelatore, rigiriamola su un vassoio. Eliminiamo la pellicola trasparente e spolverizziamola con cacao amaro. Mattonella gelato tiramisù. Grazie e alla prossima ricetta!